Everyone, welcome back in my channel. Allora, questo è un video che ho cercato di girare tantissime volte. Mi sono detta adesso o mai più. Quindi sto girando questo video tardissimo, è sera. Ed è un video oltretutto che ci tengo moltissimo perché vado a parlarvi dei miei piccoli pet. Ogni volta, ovviamente adesso la sigla cambierà, però la mia sigla è sempre stata questa. Bene. Avete sentito? Questa è sempre stata la mia sigla. Come avete visto, appaiono tre nomi, ovvero Aaron, Piwin e Timmy. Se non c'è scritto Piwin, c'è scritto Smu. Comunque sia, lui è. Allora, perché ho messo questi tre nomi all'inizio? Ogni volta, tantissime volte mi viene chiesto su Instagram, mi raccomando, seguitemi qua su Instagram, che ci tengo tantissimo a sentirmi con voi, ecco, tra virgolette. Allora, perché ho messo questi tre nomi all'inizio? Io ho messo questi tre nomi perché sono i tre piccoli che io ho, e cioè Timmy è un siamese di un anno, poi c'è il Aaron che ha un anno anche lui, e poi qualche mese di differenza da Timmy, ma non tanto, tipo roba di 2-3 mesi. E poi c'è il piccolo ma grande Smu, detto anche Piwin, detto anche Lallo, detto anche Mushi Mushi, insomma, ha mille nomi perché lui è il più grande, ovvero ha 8 anni ed è il mio chihuahua pelo lungo. Allora, in questo video ve li mostrerò, così almeno li conoscerete, e niente, vi racconto in breve, faccio un riassunto insomma di loro. Allora, il piccolo Timmy l'ho avuto per caso, non è stato cercato. Non è che io abbia voluto un gatto, e anzi, ho sempre avuto molta paura dei gatti perché mi è successo un episodio particolarissimo quando ero piccola, ovvero io passeggiavo con la mia biciclettina sotto un muricciolo, sopra un muretto, c'era questo gatto che oltretutto era nero. Nulla contro i gatti neri, smentiamo queste dicerie perché qui nessuno porta sfortuna, nessuno porta fortuna, ecco. E quindi c'era questo gatto nero che praticamente mi ha assalito qui proprio sul viso, e mi ha praticamente qua una specie di cicatrice che appunto è un'unghia di lui, ecco. Fortuna che non mi ha preso tutta la faccia completamente. Però ecco, io ho avuto questa esperienza, e ogni volta che sentivo i gatti in generale che litigavano o quant'altro, ho sempre avuto grandissima paura. Infatti mi ficcavo tipo sotto le coperte, non uscivo più perché ero comunque spaventata, e non lo so, quei rumori mi sembravano proprio, non lo so, tipo dei mostri, quindi ho sempre avuto paura dei gatti. E invece la vita comunque mi ha voluto portare un gattino, e lui era minuscolo. Se sfogliate qui sul mio canale YouTube, o comunque se sfogliate sul mio profilo Instagram, vedrete il mio siamese, ovvero il mio gatto, quando era proprio piccolissimo. Lui era piccolissimo e io praticamente l'ho dovuto fare, tra virgolette, da mamma gatta, che non sapevo neanche come, cioè non sapevo neanche le basi, quindi praticamente sono andata a mosca cieca, cioè ho fatto quello
mi sono un minimo informata più o meno dei comportamenti di mamma gatta e tra virgolette li ho eseguiti. E li ho eseguiti bene perché lui è cresciuto, aveva delle secrezioni qui agli occhi, sono completamente sparite, grazie a una lozione che ho comprato proprio per gli occhi, e glieli ha puliti, purificati e quant'altro. Con la camomilla non risolvete molto. E quindi vedrete Timmy. Poi c'è Aaron, che sarebbe il mio pastore maremmano. Di Aaron non vedrete moltissimo, se non un piccolo, cioè proprio lo vedete e sparisce. I principali, diciamo che sono proprio Timmy e Smo. Niente, Aaron praticamente anche lui è venuto per caso, non ho cercato un cane di taglia grande, della sua grandezza, anche perché si parla di un cane abbastanza imponente, totalmente bianco, bellissimo, per carità, un orsetto. Però ecco, devo dire che è veramente impegnativo, impegnativo su vari fronti. Magari se volete qualche video, mi raccomando, scrivetemi sempre tutto qui nei commenti, che poi io leggo e rispondo, leggo e rispondo. Se volete un video magari dove parlo di Aaron, se volete un video make-up particolare, se volete qualsiasi cosa, insomma, vi posso essere di ispirazione o comunque posso illuminarvi, tra virgolette, tra mille virgolette, perché io ve lo dico sempre, non ho nulla da imparare a nessuno, anzi. Quindi scrivetemi sempre sotto nei commenti tutto ciò che, tra virgolette, pensate, insomma, e se vi trovate con il discorso che sto facendo, insomma, tutto giù nei commenti. E quindi niente, Aaron è stato comunque, è venuto anche lui, non era solo, aveva un fratello che è morto e quindi adesso è rimasto solo lui. Non è morto a causa mia, per carità, anzi, ci tengo a sottolinearlo perché magari se stasse qui con me, forse ancora ci sarebbe, sicuramente. Però è stato dato via quando era piccolo e poi di conseguenza mi è stato comunicato che è morto. Comunque, è la mia prima esperienza con un pastore maremmano e devo dire che, a parte il fatto che comunque è giovanissimo, ha un anno, quindi vuole sempre giocare, è sempre energico. Infatti, io non ci sto mai dietro perché, fondamentalmente, se entra lui in casa, esco io. Quindi, cioè, questa è la base. Però, infatti, quando entra in casa, siamo tutti un po' più vicini vicini, il che è inverno e quindi non dispiace. Però, insomma, sovrasta i piccoli e quindi, perché lui comunque è bello, bello grande. Poi c'è il piccolo ma grande Smo Chihuahua. Allora, Smu ha una storia particolarissima. Mi raccomando, io vedo di mettere la sua storia o nelle schede qui sopra, oppure metto il video a fine video. Vediamo un attimo. Oppure vi metto direttamente giù il link del video per la sua storia. Perché raccontarla adesso in questi 5 minuti non riuscirebbe, cioè non regna proprio l'idea, ecco. In tal caso trovate tutta la sua degenza ospedaliera sul mio profilo Instagram. La degenza ospedaliera l'ha fatta, cioè ce l'ho solo sul mio profilo Instagram, non c'è qui su YouTube, quindi è inutile che sfogliate. E quindi niente, conosciamoli, anzi conosceteli, e io vi mando un abbraccio, un bacione gigantesco, mi raccomando, ci vediamo in un prossimo video. Bye guys!